Bene, allora io come ormai di prassi sono colei che presenta un po' questi incontri. Questo però è un particolare incontro, è l'incontro che si tiene come seminari del Centro delle Cliniche Italiane di Psicoterapia. È il secondo incontro, in questo incontro come vedete abbiamo una nuova collega e le Cliniche Italiane di Psicoterapia è un centro specifico dentro al centro clinico, quindi insito nel centro clinico di studi cognitivi, che si occupa di specifico del trattamento, in particolare trattamento gruppale dei disturbi di personalità. Due parole però, perché Cliniche Italiane di Psicoterapia, come vi dicevo, è dentro studi cognitivi. Ho visto molti di voi, almeno dai nomi, sono degli allievi della scuola, quindi studi cognitivi è una scuola di specializzazione in psicoterapia. Come già detto nella precedente seminario, è una scuola di psicoterapia presente in varie sedi nel nord e nel centro Italia. Collegata alla scuola, quindi che è sede del Modena, Milano, Bolzano, Mestre, San Benedetto del Tronto, Genova e Firenze e Rimini, è collegato anche un centro di ricerca, quindi la clinica, la didattica e insieme alla ricerca costruiscono un circolo virtuoso dentro a chi ci lavora e soprattutto per sia gli studenti che per i pazienti. L'altra cosa importante di studi cognitivi, quindi, non è solo la scuola, ma dentro, oltre a cliniche italiane, sotto a quel logo trovate anche il centro clinico, ove sono proprio ambulatoriale, dove sono presenti psicologi, psicoterapeuti, in alcuni casi psichiatra, logopediste, che si occupano quindi di tutti i disturbi della sfera dei disturbi psichici ambulatorialmente. Cliniche italiane invece ha una possibilità di un trattamento gruppale pomeriggio, un trattamento molto più intensivo. Ultima nota per chi ci vuole seguire è che insieme sotto sempre la cappella c'è studi cognitivi, c'è un web journal, estremamente un web journal, quindi un journal presente in internet, il più seguito come dal punto di vista dell'aspetto psicopatologico in tutta Italia. Cosa vi presento stasera? Stasera avremo un interessante seminario, penso solo dal titolo, che è Mi arrabbio, ci penso e ci ripenso. E poi ci ripenso ancora, lo leggo perché ancora, e mi arrabbio sempre di più. Oggi una delle caratteristiche importanti da prestare attenzione quando si parla dei disturbi di personalità è la disregolazione emotiva. E stasera abbiamo la dottoressa Offredi che ci parlerà quindi, come avete capito, della rabbia. Ecco, la rabbia e della ruminazione rabbiosa. La dottoressa Offredi è clinica psicoterapeuta sia di studi cognitivi ma anche del Centro Cliniche Italiane di Psicoterapia. Si occupa da anni della rabbia, ok? E quindi stasera la dottoressa illustrerà un po' con le slide e poi con tante domande, nel senso che avete le chat aperte, la dottoressa Brugnoni farà un po' da canovaccio e affronterà quindi il tema. Ancora da dottoressa Offredi, oltre a essere una clinica, è anche la didatta, è una didatta della Scuola di Studi Cognitivi ed è ricercatrice dell'Università Bonfrocio di Milano. Io direi che, considerato il tempo ristretto, lascerei quindi la parola alla dottoressa Offredi e vi auguro veramente una buona serata e un ottimo incontro. Saluto a tutti. A Grazie lei Dani. inizia la presentazione. Allora, io ho preparato qualche slide che vi condivido in modo che riusciate a seguire un po' più agevolmente la presentazione. Vediamo se... Ok, perfetto. Allora, come diceva giustamente la dottoressa Rebecchi, il tema di questa sera è la ruminazione rabbiosa. Scopriremo insieme che cos'è e come mai ne parliamo anche parlando di disturbi di personalità. Vi inviterei a partire da un esercizio.
proprio per poter seguire la presentazione un po' avendo in mente un'esperienza. Questo ci può aiutare sempre quando apprendiamo qualcosa, averlo provato e rileggere quello che è successo con una chiave di apprendimento diversa. Allora, se avete un foglietto vicino a voi, potete provare proprio con degli appunti a rispondere a queste domande. Quindi, qual è l'ultima volta che hai provato rabbia? Oppure, se vi viene in mente un episodio che vi ricordate abbastanza bene, dove questa è stata l'emozione più preponderante. Vi ricordate che cosa vi ha fatto arrabbiare? Cos'era successo? Può essere stato un pensiero che vi è venuto in mente, può essere stato un episodio, può essere stata un'ingiustizia subita, un torto. Vi appuntate proprio solo che cosa, una parola che vi può segnalare l'episodio. E poi vi chiedo, quanto è durata questa rabbia? È stata una rabbia improvvisa che è durata magari 5 minuti e poi è andata via? Oppure è durata magari un po' di tempo, ve la siete trascinati un po', qualche ora, mezza giornata? O addirittura ci sono episodi che se ci pensiamo ora ci ritorna la rabbia, quindi potrebbe essere anche un episodio in cui la rabbia in realtà forse non è mai andata via. Cosa succedeva nella mia mente mentre ero arrabbiato? Questo sarà un po' il focus dell'intervento di oggi, ma provate a ricordare se c'erano dei pensieri specifici. Ci possono essere stati, per esempio, dei pensieri relativi alla situazione stessa, quindi un riflettere continuamente sull'evento, oppure pensieri su di sé, quindi su come mi sono comportato, come ho gestito quella situazione. Oppure ancora come poteva andare diversamente, quindi cosa sarebbe potuto succedere in un altro scenario che non è quello che si è verificato nella realtà. E poi, che cosa ha impedito alla rabbia di esaurirsi? Come mai? La rabbia, come tutte le emozioni, noi sappiamo, insorge in seguito a un evento. Di solito le emozioni hanno un'insorgenza abbastanza rapida perché ci devono dare informazioni, no? al nostro corpo, al nostro sistema nervoso. Quindi insorgono in maniera molto rapida, ma poi se non alimentate hanno gradualmente la tendenza a tornare in una soglia di tollerabilità. Se è capitato in quell'episodio che state ricordando che l'emozione ha fatto un po' più fatica a tornare a dei livelli di normalità, provate a ipotizzare che cosa potrebbe aver alimentato appunto questa emozione negativa. Tenetevi lì questi appunti e ci serviranno più avanti intanto e analizzeremo meglio insieme il vostro episodio, ognuno chiaramente rispondendo per quello che riguarda la sua esperienza. Intanto, per parlare di ruminazione rabbiosa dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. Magari per chi di voi è un nostro collega o un nostro collega in formazione sarà un po' una ripetizione, una ripresa di alcuni concetti. Andrò veloce, ma è importante perché in realtà appunto negli anni 90 succede proprio una rivoluzione nell'ambito della psicoterapia, un cambiamento che ha radicalmente un po' modificato proprio il modo di gestire alcuni aspetti della terapia. E in particolare ci spostiamo, e quella che è la terza onda o le terapie di terza generazione, che dir si voglia, si spostano con il loro focus dal contenuto del pensiero, quindi dal cosa sta pensando, al come lo si pensa. Quindi, se prima l'abitudine era quella di analizzare l'episodio, ma soprattutto cosa ho pensato, come ho valutato quell'evento e poi come mi sono sentito e discutere quella valutazione dell'evento che ha determinato quell'emozione, si capisce un po' con la pratica che per certi pazienti questa modalità non è così tanto efficace e in particolare
per pazienti che poi vedremo hanno un alto livello di rimuginio o ruminazione, cosa succede? Succede che esaurita la discussione su un pensiero particolarmente fastidioso o influenzato da un bias cognitivo, il paziente tendenzialmente ne presenta un altro, e un altro ancora, e un altro ancora. Oppure, magari discussi quei pensieri relativi a quell'evento, cambiando l'episodio non c'è una generalizzazione dell'apprendimento, quindi una nuova situazione e di nuovo una catena di pensieri che provocano emozioni negative. Per questo motivo la visione dei terapeuti negli anni 90 cambia e concettualizza tutta questa attività mentale non proprio come un pensiero da discutere, quanto più la risposta a livello, noi sappiamo che le risposte sono spesso comportamentali, emotive, e in questo caso è una risposta di un comportamento mentale, così viene definito, quindi lo concettualizza non tanto come il fulcro, no, da discutere in terapia, quanto una conseguenza di un pensiero, e questo cambia proprio il modo di gestire questa parte all'interno della terapia. Gli stili di pensiero maggiormente analizzati, se guardando il modello appunto in quest'ottica, sono rimugino e ruminazione. Sono un po' degli stili fratelli tra di loro, perché sono entrambi attività mentali cicliche, ripetitive e affinalistiche. Quindi sono appunto ridondanti e non hanno uno scopo che poi li può interrompere, cioè non penso per trovare una soluzione e trovata la soluzione migliore mi interrompo. Nel rimugino e nella ruminazione questa cosa non accade mai. E per questo si è visto che hanno una funzione fondamentale nel mantenere stati d'animo negativi, e in alcuni casi sono stati concettualizzati proprio come i pilastri di certi disturbi, nel caso del rimuginio i disturbi d'ansia, nel caso della ruminazione la depressione. Nel rimuginio i pensieri, la differenza tra questi due stili di pensiero è soprattutto a livello di contenuto, oltre che di correlati emotivi, come abbiamo già detto. Nel rimuginio i pensieri sono sempre rivolti verso il futuro. Quindi è un'attività mentale che cerca di prevedere il futuro, di controllare il più possibile tutte le variabili. Quindi la persona potrebbe pensare se mi facessero quella domanda oppure se facessi una brutta figura, eccetera, eccetera, e preoccuparsi così di un evento che in realtà appunto deve ancora accadere. La ruminazione invece ripercorre degli eventi del passato che possono aver provocato emozioni spiacevoli e la persona si focalizza su tutti i dettagli, come vi dicevo prima, facendo l'esercizio ci possiamo focalizzare sui dettagli dell'evento, sulle emozioni che abbiamo provato e immaginare scenari alternativi. Nella terza onda non c'è solo questo approccio così legato a rimuginio e ruminazione, questo sicuramente ha fatto sì che un teorico, in particolare clinico, il professor Adrian West, sviluppasse un modello il cui perno centrale è proprio la risoluzione di questi stili cognitivi maladattivi. Ma non solo, nel guardare, no, gli stili di pensiero disfunzionali come attività mentale che ostacolano la regolazione emotiva, altri teorici hanno creato modelli e terapie di altro tipo, per esempio l'ACT di Steven Hayes o la DBT di Marshall Linehan. Gli elementi fondamentali, senza addentrarmi troppo, però per esempio nell'ACT ci sono tanti elementi su cui si basa il trattamento, e uno di questi centrale è sicuramente il concetto di flessibilità psicologica, mentre per esempio Marshall Linehan concettualizza il suo modello dialettico comportamentale sui concetti di vulnerabilità emotiva e ambiente invalidante, e utilizza uno strumento in terapia che è l'analisi della catena comportamentale per vedere tutti i singoli passaggi, no, che hanno portato magari a comportamenti disadattivi, come
appunto elementi che hanno sequenzialmente determinato quello stato di malessere. E tra questi chiaramente ci possono essere stili di pensiero disfunzionali. Eccoci qui alla definizione del tema centrale di questa serata, la ruminazione rabbiosa. Abbiamo visto prima una ruminazione che si collegava alla depressione. La ruminazione rabbiosa invece è lo stile di pensiero sempre ciclico, ripetitivo, rivolto al passato, ruminazione è, ma che riguarda episodi di rabbia. I contenuti di questa ruminazione possono, di questo tipo di ruminazione, possono essere di vario tipo, ma gli elementi che possiamo trovare come più comuni sono questi qua descritti: rievocare gli episodi del passato, magari non solo un'esperienza, ma anche altre esperienze simili in cui, non so, ho sentito di aver subito un'ingiustizia, ok? Quindi tutte le esperienze passate che hanno provocato rabbia. Oppure l'attenzione verso il presente e le proprie emozioni. Chi rumina rabbiosamente ha una sorta di meta rabbia, nel senso che si arrabbia perché si sente ancora arrabbiato per una cosa successa tanto tempo fa. Un'elaborazione controfattuale rispetto delle esperienze passate. Quindi, cosa avrei potuto fare di diverso proprio in quel momento lì? Una tendenza a elaborare analiticamente un evento, quindi se c'è un evento, chi rumina tendenzialmente ripercorre ogni dettaglio, no? Il singolo episodio lo scandaglia proprio il più possibile, e l'elaborazione di ipotetici scenari di risoluzione di vendetta. Quindi ancora oggi mi chiedo come potrei vendicarmi di una cosa successa e archiviata nel passato. La ruminazione rabbiosa, abbiamo fatto alcuni studi in merito confrontandola con, per esempio, altri stili cognitivi. Il reappraisal, quindi la rivalutazione in chiave positiva o meno negativa di un evento, o la distrazione. E si è visto che effettivamente l'unico stile cognitivo che mantiene i livelli di rabbia elevati nel tempo è proprio lo stile della ruminazione rabbiosa, mentre gli altri due, anche solo la semplice distrazione, hanno l'effetto che semplicemente l'emozione, come vi dicevo prima, si autoregola e quindi, spostando il focus attentivo, l'emozione fa il suo, ci dà il segnale di allarme e poi se ne torna ai livelli di tollerabilità. Diversi studi inoltre hanno identificato il ruolo della ruminazione rabbiosa nell'esacerbare comportamenti aggressivi. Qui sto parlando di campioni di soggetti sani, le ricerche che vi presento ora sono di campioni normativi, quindi persone senza un disturbo nell'area psicopatologica, ma si è visto che appunto la ruminazione ha questo effetto anche nei soggetti sani di incrementare la possibilità di incorrere in un agito aggressivo. La ruminazione inoltre ostacola il processo di perdono. Questi sono degli studi, questo di Barber e altri, di psicologia sociale sulla risoluzione dei conflitti interpersonali, dove il concetto di forgiveness e di disponibilità al perdono è molto importante, molto studiato, e anche lì hanno correlato la ruminazione rabbiosa con una difficoltà a predisporsi al perdono proprio per quell'elemento che vi citavo prima di mantenere sempre elevati dei pensieri relativi alla vendetta, quindi alla possibilità che quell'episodio in qualche modo possa essere recuperato e ancora da gestire. Inoltre, un altro studio ha identificato la ruminazione rabbiosa come associata al perfezionismo. Questo è uno studio interessante perché in realtà è una correlazione che magari non ci si aspetta, no? Non ci si aspetta che una persona che tende ad arrabbiarsi, a essere sempre così ruminante, sia anche perfezionista. In realtà c'è un tipo di perfezionismo specifico, si chiama negative perfectionism nel modello usato da Bacharach, che effettivamente ha delle caratteristiche specifiche, alti standard sulla performance, ipercritica verso di sé, valutazione negativa, eccetera, e questi sono proprio correlati anche con questo stile di pensiero.
gli stessi risultati chiaramente che abbiamo trovato nel campione normativo li troviamo nel campione di disturbo di persone che soffrono di un disturbo borderline di personalità. La ruminazione rabbiosa, se presente in persone con un disturbo borderline di personalità, ha l'effetto di mediare la relazione tra disregolazione emotiva e comportamenti aggressivi eterodiretti. Questo vuol dire che effettivamente le persone, si sa, che hanno questo disturbo possono avere difficoltà di regolazione emotiva ed è proprio una parte del disturbo questo, no? Il fatto che facciano fatica a regolare le emozioni e questo causa di per sé comportamenti aggressivi. Ma la ruminazione rabbiosa inserita in questa relazione amplifica l'effetto. Quindi se non c'è, probabilmente la disregolazione conduce meno probabilmente o meno intensamente a comportamenti aggressivi. Ma la sua, se ci mettiamo in questa relazione anche la ruminazione rabbiosa, questa relazione diventa molto più forte, quindi è un comportamento maggiormente probabile. Interessante la differenza che hanno trovato un gruppo di ricercatori, qua tra l'altro nostri colleghi, tra ruminazione rabbiosa e ruminazione depressiva, perché la ruminazione depressiva ha lo stesso effetto di aumentare la relazione, ma tra disregolazione emotiva e comportamenti autolesivi, okay? Quindi comportamenti impulsivi o aggressivi rivolti ai propri confronti. E questo quindi ci aiuta a capire come questo stile di pensiero sia importante, no? Da analizzare, da tenere in considerazione nel momento in cui lavoriamo con persone che hanno questo tipo di comportamenti disfunzionali. Inoltre sappiamo anche che nel disturbo borderline di personalità un altro dei criteri necessari per proprio porre diagnosi non indispensabile, ma a volte si riscontra, è proprio la difficoltà a regolare questo tipo di emozione, la rabbia, oppure la propensione a provarla, anche per motivi magari per cui la maggior parte delle persone non si arrabbierebbe. E quindi è questo un po' il modello che è stato riconosciuto come modello che ci aiuta a capire l'effetto della ruminazione sulle emozioni. Parte l'emozione, la ruminazione ne aumenta l'intensità e questo provoca una disregolazione comportamentale. E questo è il modello di Selby del 2008 che poi effettivamente ha un po' aperto la strada per gli studi sulla ruminazione nei disturbi di personalità. Ma adesso arriviamo invece a capire come mai utilizziamo questo stile di pensiero, perché a volte quando si fa questa domanda in terapia i pazienti rispondono avrò qualcosa che non va, si vede che non vado bene. In realtà quello che dico sempre è no, cioè la nostra mente è molto intelligente, lei è molto intelligente, quindi se ha adottato uno stile di pensiero di questo tipo, un motivo c'è. Allora provate a ripescare il vostro foglietto, se vi siete segnati un po' l'episodio che vi ha fatto arrabbiare, e capire se avete ruminato in seguito all'episodio, e sicuramente tutti abbiamo ruminato almeno una volta nella vita, come mai l'abbiamo fatto? Qual era il nostro scopo in questa attività mentale? Chiedetevi se potevate fare altro in quel momento lì. Avreste potuto non pensarci? Magari ad un certo punto vi siete resi conto che continuare a pensarci non vi stava aiutando o addirittura stava peggiorando la situazione. Ad un certo punto magari volevate assolutamente togliervi quel pensiero dalla testa. Che cosa l'ha impedito? Perché non avete smesso di farlo? Quando avete scelto di riflettere su quell'evento che vi ha fatto arrabbiare, cosa volevate raggiungere? Qual era lo scopo che avevate in quel processo di riflessione? Forse per qualche motivo poteva esservi utile o vi sembrava che fosse utile.
Se vi siete appuntati due cose, ora capiremo che tipo di metacredenze avevate rispetto a quello stile di pensiero. In effetti la terapia metacognitiva, quindi il modello di Adrian Wells che vi citavo prima, pone proprio come importante per il trattamento l'indagine sulle metacredenze, ovvero su quello che noi pensiamo di come pensiamo, quello che pensiamo di quello che pensiamo, letteralmente. E in particolare, una delle metacredenze che nella ruminazione rabbiosa è emersa da uno studio essere in realtà la più prevalente, è quella di non poter avere il controllo sui propri pensieri. Quindi non posso non farlo, non c'è nulla che io possa fare di diverso in quel momento. Io vedo che forse stanno arrivando dei messaggi, ma credo che... No, li vedo io, li faccio, non ti preoccupare. Anna. Ok, bene, dopo ci sarà lo spazio per rispondere. Quindi possiamo la qualità delle credenze che emergono relativamente ai stili di pensiero perseveranti, le metacredenze si trovano anche nella ruminazione rabbiosa come rimuginio, possono essere di due tipi, credenze positive o negative. Nelle credenze positive sono quelle credenze che identificano i vantaggi di fare quella scelta lì. Quindi, quando ho delle metacredenze positive, sono quelle che mi innescano la scelta della strategia. Cioè, se io penso che riflettere in generale, no, sulle cose che mi accadono sia effettivamente una strategia efficace, magari per evitare problemi simili in futuro, ecco, è proprio quella credenza lì, quel pensiero lì che mi fa innescare la riflessione, che però spesso appunto sfugge di mano e anziché essere una riflessione finalistica diventa appunto uno stile di pensiero perseverante. Nelle credenze negative invece abbiamo credenze come quella della incontrollabilità del pensiero che vi dicevo prima, che sono quindi convinzioni negative rispetto a quello stile di pensiero, per esempio il fatto che mi faccia star male o che che mi faccia star male o che continuare a pensare a quella cosa renderà me una persona debole, per esempio. Nella ruminazione rabbiosa, Simpson e Papa Giorgio è un bravissimo collaboratore di Adrian Wells, se vi capita di vedere qualche suo workshop comodo andate, perché secondo me è un clinico eccezionale, soprattutto anche quando spiega. E hanno fatto una ricerca proprio per chiedere alle persone quali fossero le credenze che mantenessero questo stile di pensiero, la ruminazione rabbiosa. E tra le credenze positive si è visto come le persone pensassero che ripensare all'evento che li aveva fatti arrabbiare poteva aiutarli nella regolazione emotiva. Cioè esattamente il contrario di quello che abbiamo visto che fa la ruminazione, no? Però avevano la percezione soggettiva era un po' questa, quella che servisse un po' per regolare l'emozione, che poteva aiutare a comprendere il problema, quindi comprendere quello che era successo e la reazione della persona, poteva aumentare la consapevolezza, poteva aiutare a gestire gli eventi negativi e giustificare addirittura il proprio comportamento. Quindi se ho avuto un comportamento di un certo tipo in un episodio di rabbia, ripensare all'episodio mi aiuta a trovare il perché e a giustificare in qualche modo il mio comportamento. Appunto. Nelle metacredenze negative, come vi dicevo, sono più relative alle conseguenze che questo stile di pensiero ha, no? E in effetti le persone sottolineavano conseguenze negative sia per lo stato interno, quindi per l'emozione stessa, per la risposta comportamentale e un'altra metacredenza, sempre quella dell'incontrollabilità, che abbiamo visto poi un altro studio ha identificato come la metacredenza che più mantiene questo stile di pensiero. Allora, cosa si fa in terapia quando abbiamo a che fare con uno stile di pensiero di questo tipo?
la concettualizzazione segue un po' questo schema che vi ho portato. Si parte quindi identificando il trigger. Come vi dicevo prima, le credenze metacognitive positive sono quelle che attivano il processo di ruminazione, quindi sono quelle che seguono immediatamente lo stimolo. Parte la ruminazione, che dopo la quale c'è quel insorgono le metacredenze negative che fanno capire alla persona che questo processo non lo sta aiutando, e queste sono collegate, come è collegata direttamente la ruminazione, con comportamenti, per esempio abbiamo visto nel caso del disturbo borderline magari agiti aggressivi, i sintomi, quindi eventualmente un'iperattivazione, la riattivazione delle emozioni di rabbia, insonnia, malessere, e pensieri, quindi chiaramente possono arrivare anche, come vi dicevo, valutazioni negative su di sé. Questo è il modello che per esempio viene utilizzato nella depressione, dove abbiamo visto la ruminazione è proprio, secondo il modello sempre di Wells, chiaramente la ruminazione è proprio il costrutto che viene maggiormente trattato, perché nel modello di Adrian Wells lo stile di pensiero ruminativo è proprio l'elemento che nuclearmente mantiene la depressione. E quindi ecco esemplificato lo schema che abbiamo visto prima. C'è un trigger, che in questo caso è un pensiero interno, quindi un pensiero che viene in mente alla persona, starò mai meglio, e la metacredenza positiva. Devo analizzare perché. Così mi aiuterà a capire la causa e a trovare una risposta. Parte quindi tutto il processo di ruminazione, no? Magari in confronto con gli altri, magari comincio a dirmi che non valgo niente, che questo non ho davvero un problema, che i problemi mentali sono problemi inventati, eccetera, eccetera, eccetera. Fino a che ad un certo punto la persona non si rende conto che questo sta peggiorando la situazione. Ma cosa si dice? Metacredenze negative, non riesco a smetterla di pensare così, non ho alcun controllo, ho una malattia. E questo porta a conseguenze chiaramente in questo caso di depressione, ma che hanno chiaramente risvolti su comportamento, sintomi, pensieri. Chi è in formazione o è collega sa, o anche chi ha magari avuto esperienza, di riflettere un po' su certi funzionamenti, certe emozioni, sa che spesso la rabbia nasconde in realtà un po' un sentimento di tristezza, no? Quando la rabbia scende, a volte ci sentiamo un po' più tristi. In gergo tecnico si chiama emozione secondaria, ma appunto in realtà questo rende anche più facile per noi spiegare ai nostri pazienti il modello che vi faccio vedere, che analizzando la ruminazione proprio come costrutto trasversale un po' ha un minimo comune denominatore tra emozioni di rabbia e emozioni di tristezza. Il trattamento quindi parte dalla concettualizzazione condivisa del modello. Quello che avete visto è proprio la mappa che si costruisce col paziente in terapia, che forse potete costruire a fine di questo webinar mettendo un po' insieme i pezzi delle varie risposte alle domande che abbiamo fatto prima. Quindi la parte di condivisione e concettualizzazione è una parte fondamentale a cui si dedicano tutte le sedute che servono per far sì che questo linguaggio sia chiaro per la persona che si rivolge a noi. La parte di concettualizzazione è fondamentale, è una parte molto delicata, perché a volte viene percepito come può essere percepito come poco importante il contenuto, no? Ragionando in termini di stile di pensiero e stile metacognitivo, mentre invece chiaramente il contenuto è fondamentale, ma come ci sta riflettendo in quel momento non lo sta aiutando. Quindi il problema è e rimane importante, e l'episodio può essere stato effettivamente molto doloroso, ma come ci sta riflettendo non lo sta aiutando, e questo è quello che andremo a lavorare in terapia.
le prime domande, abbiamo messo qualche esempio di domanda che possono essere utili, come quelle che abbiamo visto prima, poi di citare le varie componenti del modello. E poi la prima cosa che si fa è introdurre delle tecniche che allenano una capacità fondamentale che tutte le persone hanno, quindi la capacità di spostare la propria attenzione. Quindi una volta che è chiaro, no, condiviso il fatto che quel processo non aiuta, allora si identifica come uno spazio nella mente dedicato a quel processo e la possibilità di prestare attenzione a quello oppure ad altro. Ci sono degli esercizi proprio per questo, e uno più utilizzato nel modello della terapia metacognitiva è l'Attentional Training Technique. Gli scopi di questo esercizio sono proprio quelli di interrompere la focalizzazione verso di sé, quindi di solito appunto ruminando siamo molto autocentrati chiaramente, quindi abbiamo il nostro focus dell'attenzione rivolto proprio a quello che ci sta succedendo dentro, nella mente, nelle emozioni, eccetera. Quindi spostare l'attenzione il più possibile a processi che non sono così focalizzati su di noi. Incrementare il controllo dell'attenzione. Ogni volta lo si spiega proprio così, è come se fosse un allenamento muscolare, no? All'inizio sarà un po' difficile, all'inizio magari sarà faticoso farlo, ma è una capacità che si allena. D'altronde, mentre stiamo ruminando, se ci sono il telefono, che facciamo? Tendenzialmente almeno lo sentiamo. Poi magari decidiamo di ignorarlo o di non pensarci in quel momento perché siamo troppo arrabbiati o in ansia, quello che vogliamo. Ma sicuramente lo sentiamo, no? Quindi la nostra attenzione ha la capacità di spostarsi. Semplicemente questa capacità va allenata per le persone che ruminano, rimuginano molto, perché può essere un po' compromessa dalla tendenza a focalizzarsi su di sé, appunto. Sviluppare una nuova relazione con la cognizione è un altro degli obiettivi, come vi dicevo, darle uno spazio nella mente a tutta questa attività mentale e scegliere di guardarla dall'esterno, non immergendosi con la propria consapevolezza all'interno di quel processo, e acquisire una nuova conoscenza, la consapevolezza delle scelte, quindi cercare raccogliere informazioni nel mentre che si sposta l'attenzione su che cosa possiamo notare di diverso e come possiamo scegliere dove soffermarci. Si procede poi con la discussione delle metacredenze negative. A quel punto, se la TT è stata fatta in modo fedele, in modo preciso dalla persona, con un buon allenamento su questa capacità, effettivamente discutere le metacredenze negative sarà abbastanza facile, perché si discuteranno abbastanza facilmente i concetti di incontrollabilità e di danno percepito, proprio perché la persona nel mentre che ha svolto quell'allenamento della TT ha anche prestato attenzione e ha acquisito delle nuove conoscenze sul proprio funzionamento mentale. Quindi avremo dei dati in più che ci possono dire che effettivamente questo processo forse non è così incontrollabile se con un buon allenamento è riuscito magari a posticiparlo. E posticipare la ruminazione è proprio un obiettivo di questa fase della terapia, nel mentre che si discutono le metacredenze. Il nostro obiettivo non è quello di sopprimere degli stili di pensiero disfunzionali, perché nel momento in cui io mi dico non devo assolutamente fare qualcosa o non devo assolutamente pensare in un certo modo, chiaramente l'ipermonitoraggio verso quell'azione mi porterà verosimilmente a ragionare in quel modo o a fare quella determinata azione. Quindi accettiamo che ci siano dei periodi di ruminazione, ma incrementiamo la manipolazione di questa attività. Quindi prendiamo atto di eventuali intrusioni, non ci lasciamo coinvolgere, pianifichiamo un momento in cui pensarci in qualunque modo vogliamo, okay? Ma un momento definito, magari 15 minuti all'interno della giornata in cui mi dedico a quell'attività.
che, se è ancora importante nel momento in cui arriva l'ora con l'appuntamento della ruminazione, allora avrò il tempo di farlo. Oppure magari ci saranno state delle altre informazioni raccolte durante la giornata o delle altre riflessioni e quindi potrei anche non averne, non sentirne più la necessità. Infine si discutono le metacredenze positive. Quindi ho imparato a gestire la ruminazione, ho imparato che non è così incontrollabile, posso quindi mettere in discussione se effettivamente quando mi capita un evento negativo ha senso scegliere quella strategia oppure no. E, identificando quindi se sono ancora presenti quei vantaggi che vedevo all'inizio oppure se effettivamente non sono più. Infine, l'ultima parte del trattamento mira a strutturare dei nuovi piani, quindi a, per esempio, avere delle alternative diverse dalla ruminazione. Quindi quando avrò lo stimolo non avrò solo la metacredenza positiva relativa alla ruminazione che ho già discusso, ma magari avrò tante possibilità, no? Quindi posso fare un problem solving, posso ragionarci parlandone con una persona, eccetera, eccetera, fino a che appunto tutto quel diagramma che mi portava poi alla fine a un incremento delle emozioni negative avrà tanti bracci diversi con tante conseguenze diverse. Ah, una cosa che devo dire, non esiste un trattamento, come avete visto, specifico proprio per la ruminazione rabbiosa, perché la rabbia non è un disturbo. Quindi esiste un protocollo per la depressione, che tratta la ruminazione nel modo in cui vi ho fatto vedere. Esiste tra l'altro sia nella versione individuale che nella versione di gruppo. La versione di gruppo è stata proprio concettualizzata e proposta dal clinico che vi citavo prima, Papa Giorgio. Esiste anche un trattamento per la ruminazione rabbiosa di tipo cognitivo-comportamentale, ma unisce un po' il concetto di processo e il concetto di contenuto, quindi sicuramente la terapia metacognitiva, che da anni ha proprio una specializzazione nel trattamento di stili di pensiero ripetitivi, ci aiuta molto con questi stili disfunzionali. E poi chiaramente ci potranno essere ulteriori ricerche e ulteriori informazioni su questo. Per adesso quello che vi ho mostrato è un po' lo stato dell'arte, sufficientemente aggiornato, diciamo così, su questo costrutto e su tutto quello che lo riguarda. Questo è quello che succede solitamente quando le persone hanno uno stile di pensiero ripetitivo. Di solito è proprio un elemento che si concettualizza anche nell'insonnia, perché è uno davvero di queste maggiori problematiche correlate, no? Metto a letto e via, la mia mente parte dappertutto. Vi lascio con i recapiti chiaramente della Clinica Italiana di Psicoterapia con cui collaboro e dove appunto mi occupo proprio di gruppi sui pensieri di tutti. Grazie e adesso se c'è qualche domanda volentieri vi ascolto. Grazie Ale della presentazione chiara e puntuale. Come diceva effettivamente appunto la dottoressa Offredi, abbiamo voluto dare all'interno di questi nostri incontri importanza a proprio l'aspetto della ruminazione, in particolare oggi la ruminazione rabbiosa, proprio per far capire perché l'abbiamo introdotta come parte importante anche all'interno del nostro percorso per i disturbi della personalità. Proprio all'interno del nostro percorso c'è un gruppo specifico che conduce proprio la dottoressa appunto Offredi sulla ruminazione. Proprio come strategia, no? Come riconoscimento, come strategia atta sempre a sottolineare come questo tipo di processo di pensiero vada effettivamente ad aumentare la disregolazione emotiva, che è l'elemento centrale che tutti questi dei disturbi della personalità, e quindi l'abbiamo voluto inserire proprio all'interno di questo nostro percorso, insieme appunto al gruppo della mindfulness, al gruppo della dialettico comportamentale della DBT, dove anche
dove anche al pomeriggio con le tecniche della riabilitazione non fanno altro che potenziare queste, ad esempio per quanto riguarda il gruppo metacognitivo, appunto, gli esercizi che vi ha proposto appunto la dottoressa, perché proprio l'esercizio è quello che aiuta meglio ad ampliare, a potenziare delle abilità, a scoprirne delle nuove, sempre con l'aspetto dell'andare ad agire sulla regolazione emotiva, in maniera particolare all'interno di questi disturbi. Leggo intanto alcune domande, Ale, che stanno arrivando. Quanti incontri sono previsti negli interventi di gruppo? Mi chiedono. Sì, il protocollo di gruppo prevede 12 incontri, tra gli 8 e i 12 incontri in realtà. Ok. La durata sì, di un'ora e mezza con i soliti partecipanti, una decina di partecipanti, come in tutti i protocolli per i gruppi. Mi chiedono anche se si può avere la registrazione, si viene fatta e poi viene rimessa, cioè è disponibile comunque. Incontri settimanali, mi chiedono. Di gruppo, sì, sia in gruppo che in individuale, i protocolli prevedono degli incontri settimanali. Le registrazioni le carichiamo sul nostro sito poi, quindi le potrete rivedere da lì e le slide vengono date come negli altri incontri. Altre domande? Curiosità, dubbi che potete avere all'interno di questo processo ampio. Che differenza c'è tra ruminazione e ossessioni? Sì, allora, le ossessioni di solito sono pensieri intrusivi che le persone hanno e anche che non vorrebbero avere, ok? Vengono in mente senza che una persona lo voglia. Mentre invece, e di solito sono proprio delle immagini o delle frasi puntuali, diciamo, abbastanza specifiche. Mentre invece la ruminazione è tutta quell'attività mentale volontaria, proprio perché è guidata dalle metacredenze positive, come dicevo prima, che la persona quindi sceglie consapevolmente di fare in merito a episodi che sono successi nel passato, e questa è un'altra differenza, le ossessioni possono riguardare anche cose che non sono mai successe, che hanno provocato emozioni spiacevoli. Tendenzialmente, inoltre, nelle ossessioni troviamo un senso di colpa o di vergogna nella persona che non vorrebbe appunto avere certi pensieri e che quindi appunto magari si può vergognare di condividerli o comunque si sente in colpa per averli, diversa dalla ruminazione dove non ci sono questi sentimenti, tendenzialmente ritroviamo come correlati maggiormente appunto rabbia o tristezza a seconda del contenuto della ruminazione. Ok. Poi sottolineano come se la ruminazione rabbiosa può avere una funzione di controllare l'altro, e questo se la persona ne può essere più o meno consapevole, come condividerlo col paziente. Allora, in effetti la ruminazione tendenzialmente è un costrutto individuale che non coinvolge altre persone, quindi non viene tendenzialmente condivisa, anche se ci sono certi studi che analizzano un processo simile che si chiama coruminazione e che avviene soprattutto, si è riscontrato soprattutto in età adolescenziale. E questo ha più un effetto di condivisione dell'esperienza, addirittura ci sono outcome positivi correlati alla coruminazione, e in questo senso quindi forse può avere una funzione sociale o relazionale. La ruminazione in sé
Tendenzialmente, diciamo, il controllo relazionale ci può essere proprio nell'emozione di rabbia, nella manifestazione della rabbia o in come la agisco e con chi, verso chi la esprimo, verso chi la reprimo, eccetera, eccetera. L'attività mentale della ruminazione può essere in qualche modo, se focalizzata per esempio su ipotetici scenari di vendetta o comportamenti alternativi, può essere in funzione di un tentativo di controllare l'altro, ma rimane un'attività prettamente mentale. Poi chiedono appunto se l'aspetto, se anche il rimuginio, oltre alla ruminazione, condivide appunto questi aspetti di metacredenze e se ha una incidenza sulla disregolazione emotiva. Allora, il rimuginio sicuramente condivide gli aspetti di metacredenze. È un po' diverso sia la concettualizzazione che il trattamento, è leggermente diverso, si fanno più esercizi di prospettiva distaccata, proprio perché, essendo il rimuginio un'attività di controllo sul futuro, forse le informazioni che in quel momento ha la persona possono essere un po' più ridotte e quindi si fanno più esercizi proprio per raccogliere dati da discutere in seguito. Mentre invece appunto sulla ruminazione, tendenzialmente essendo relativa al passato, le persone riescono in qualche modo a capire che non gli è più utile in questo momento. Diverso, è un po' più ostico, secondo me, per la mia esperienza, anche il rimuginio rispetto proprio alla discussione di quanto ti è utile riflettere sul futuro. E le persone dicono certo, perché io poi quella cosa la dovrò fare, se ci penso adesso non ci arrivo impreparato. Quindi quello è importante. Ha anche lui, chiaramente, anche il rimuginio, le sue credenze positive e negative, il trattamento cambia un pochino rispetto agli esercizi che vengono fatti e alla concettualizzazione, ma la concettualizzazione è un po' più simile, ma soprattutto cambia il trattamento del rimuginio un po', viene arricchito a seconda del disturbo, quindi noi sappiamo che può essere una componente di tanti diversi disturbi d'ansia e a seconda del disturbo d'ansia che tratto c'è un protocollo specifico con tutte le indicazioni molto specifiche rispetto proprio a quel tipo di disturbo. Quindi ci sono certi elementi in comune, certi elementi che si differenziano non solo tra rimuginio e ruminazione, ma anche tra rimuginio nei diversi disturbi d'ansia. Poi mi chiedono se la discussione delle metacredenze positive e negative si svolge attraverso una BCDE o con altre tecniche, con altre modalità. Allora, siamo spesso portati a utilizzare quei modelli che conosciamo, per esempio la BCDE, la disputa come la tendenzialmente la facciamo nella CBT standard, ma in realtà le domande per discutere le metacredenze positive e negative sono sempre domande relative a vantaggi, svantaggi, utilità, scopo, possibilità di raggiungere effettivamente un obiettivo utilizzando quella tecnica oppure no. Non, su questo nelle formazioni che ho fatto rispetto alla terapia metacognitiva è sempre molto chiaro di cercare di non confondere mai i livelli e non trattare mai quando si sta facendo terapia metacognitiva i contenuti. Questo è il rischio se si utilizza la tecnica CDE, di poi entrare nei contenuti. Questo capita a tutti quelli che iniziano a fare MCT, me compresa, che ad un certo punto ti ingaggi col paziente nella discussione di una credenza che magari effettivamente potrebbe essere discussa, ma in quella sede si ragiona in termini metacognitivi, quindi in termini di scopi e vantaggi e svantaggi di quel tipo di pensiero. Per questo il manuale e le formazioni suggeriscono proprio delle domande specifiche.
specifiche. La chiave di lettura in generale è questa, poi nel manuale ci sono le domande chiaramente più specifiche per ogni disturbo, per ogni tipo di metacredenza, positivo o negativo. Okay. Credo che questo che hai detto adesso possa rispondere anche a un'altra persona che ha chiesto appunto che un paziente resistente alla ristrutturazione cognitiva, come possiamo fare a motivarlo sull'inutilità della ruminazione? Appunto, come dicevi tu, si sta più sul processo che sul contenuto da disputare. Esatto, questa è stata proprio la chiave di volta un po' per questo modello, no? Di evitare di entrare proprio nei contenuti. Questo, per chi utilizza molto questo stile di pensiero, è davvero utile, perché nei contenuti, lo dico spesso a lezione, sono molto più creativi di noi le persone che vengono da noi sulle loro esperienze, quindi potrebbero trovare numerosi spunti di rimuginio e numerosi spunti di ruminazione. E per questo dobbiamo stare ad un livello metacognitivo, perché entrare in ogni singolo contenuto non sarebbe sufficiente una vita in terapia. Ok, chiedevano quali potevano essere come strategie proprio di nuovi piani per affrontare la rabbia, avevi sottolineato appunto il problem solving e quali altri si potevano individuare. Ah sì, per esempio, non lo so, agire in modo assertivo potrebbe essere un'alternativa, no? Che si insegna al paziente utilizzando magari un'altra formazione, quindi si manda a fare un training sull'assertività e ha una risorsa in più, una risposta in più. Oppure la distrazione reappresa, che abbiamo visto all'inizio, avendo l'effetto di non alimentare l'emozione negativa, di conseguenza non alimenta neanche la disregolazione comportamentale, no? Come abbiamo visto nel modello della cascata emotiva. Quindi stili cognitivi differenti sono questi, oppure comportamenti differenti, come per esempio l'agire assertivamente con tutte le varie tecniche. Stop, esatto, le varie tecniche di regolazione emotiva, e sull'attività mentale proprio scelta di stili di pensiero maggiormente funzionali. Mi chiedono se tipo il rimuginio ha a che fare con la suggestione. Allora, di solito la suggestione è sempre un processo, se insomma abbiamo la stessa visione relazionale, no? In cui una persona viene suggestionata da un'altra persona. E questo può anche essere riscontrato, no? In occasione del rimuginio. D'altronde, come tutte le cose che facciamo, le abbiamo imparate da qualcuno. Quindi verosimilmente qualcuno non ci ha suggestionato a rimuginare, ma ci ha insegnato che preoccuparci delle cose è un buon modo di affrontarle. Ma in realtà il rimuginio è poi un'attività mentale individuale, quindi che le persone apprendono chiaramente da qualcuno, che però poi fanno in autonomia. Ok, poi chiedono se i pazienti accettano senza indugio condividere questo loro problema in gruppo e se il gruppo può diventare può essere un elemento disturbante. Ma in realtà è proprio per il modello che appunto abbiamo visto un po' com'è, in realtà il gruppo funziona bene perché non c'è un approfondimento rispetto ai contenuti. Cioè, una persona non è invitata a dettagliare l'episodio o i contenuti della sua ruminazione o le conseguenze. Quello che si fa maggiormente è elicitare proprio le metacredenze, ed è un gruppo abbastanza dinamico dove, oltre che magari a coppie si fa la concettualizzazione l'uno dell'altro, si spiega all'altra persona, per la fase di concettualizzazione. Per le fasi della metacredenza c'è una squadra che difende la metacredenza, una squadra, tra virgolette, che la deve discutere. Quindi il gruppo è abbastanza dinamico e, non essendo proprio rivolto fondamentalmente ai contenuti, come vi dicevo, questo non ha più criticità sicuramente di nessun altro gruppo, dove magari invece i contenuti sono richiesti, anzi.
è un elemento facilitatore, perché poi ognuno dalla modulazione del ricucinio e della ruminazione porta delle esperienze che possono essere informazioni anche per gli altri. Chiedono se ci sono dei libri, manuali da cui fa riferimento. Allora sì, c'è il manuale della terapia metacognitiva di Adrian Wells, che è edito da Erickson, che potete assolutamente trovare, mentre invece sulla terapia di gruppo trovate forse alcuni articoli di validazione del protocollo, ma la formazione viene fatta appunto dai collaboratori di Wells, ma non c'è un manuale specifico su quello, e quindi bisogna insomma fare il workshop se eventualmente si è interessati a quella procedura. Mm-hmm. Collego un'altra domanda che è sempre fatta, proprio sull'aspetto che dicevi tu del non stare tanto a disputare i contenuti, no? Mm-hmm. Proprio chiedono se una persona che non ritiene negativa la ruminazione rabbiosa è grave. Mm. Che è più rispetto, non tanto se il contenuto, no, è giusto o sbagliato, ma proprio su che effetto e che costo provoca nella persona il rimanere rabbiosamente a rivalutare le stesse cose, no? Al di là del giusto e lo sbagliato, cosa mi succede a me? Mi sto proteggendo, mi sto aiutando? Che costo emotivo ha? Esatto, e infatti è proprio questo quello che si cerca di elicitare in terapia, nel senso che chiaramente se una persona non ha difficoltà con la ruminazione, verosimilmente ha un buon controllo su di essa, mi viene da dire, no? Quindi può scegliere quando interromperlo, quindi per questo forse non lo ritiene negativo. Vi assicuro che persone che ruminano tanto e che arrivano proprio esauste un po' da questo, magari non riescono a fare certe cose perché perdono tanto, non riescono a lavorare perché sono concentrati sulla ruminazione, eccetera. E quindi no, chiaramente non concettualizziamo un problema dove non c'è. Se la persona ha una buona flessibilità a livello cognitivo, sposta l'attenzione senza difficoltà, probabilmente non c'è bisogno di trattare questo stile di pensiero. È un problema nel momento in cui è un fattore di mantenimento di emozioni spiacevoli. Sì. Ok, poi diceva che chi partecipa a un gruppo segue sempre anche un trattamento individuale. Allora, nel protocollo, qui dobbiamo fare una distinzione importante, nel protocollo MCT di gruppo solo MCT non è previsto necessariamente il percorso individuale, quindi una persona potrebbe accedere direttamente al gruppo anche non avendo un terapeuta di riferimento individuale. Chiaramente il colloquio iniziale di selezione e di valutazione del caso per l'inserimento nel gruppo viene fatto. Diverso è il caso di quello che facciamo a Modena, dove il trattamento è molto strutturato e non solo c'è il percorso individuale, ma ci sono gli altri gruppi che sappiamo vengono condotti al CIP. Ok. Dopo aver preso atto dell'intrusione, com'è possibile non lasciarsi coinvolgere? Ok. Il passaggio, diciamo, principale è, come abbiamo visto prima, dapprima la discussione del fatto che questa non sia uno stile di pensiero incontrollabile. Quindi, avendo provato con un po' di allenamento lo shifting dell'attenzione, no? Con la TT, si può sperimentare che effettivamente posso scegliere se focalizzarmi su quello oppure lasciarlo in uno spazio della mente. Non è importante che non ci sia assolutamente. Se io penso non ci deve essere assolutamente, ci sarà chiaramente, perché io sto monitorando se effettivamente c'è o non c'è. Quindi lo lascio semplicemente da una parte nella mia mente e metto la mia attenzione su quello che voglio in modo consapevole e più possibile attento, appunto. E allenandoci sempre di più a fare questo spostamento dell'attenzione, si allena proprio come un muscolo questa abilità, no? All'inizio probabilmente l'intrusione tornerà un po' sempre martellante a chiederci la sua attenzione, però semplicemente la mettiamo nello
spazio che abbiamo dedicato, come se fosse su una televisione, in una scatola, fate quello che volete con le vostre immagini mentali, ma ritagliate uno spazio in cui potete mettere l'intuizione. Semplicemente ogni volta che arriva, dico ok, ora non ci voglio pensare, la metto in quella scatolina, mi riconcentro su quello che sto facendo. E appunto allenandosi questa cosa viene sempre più automatica e l'intuizione sarà sempre meno persistente. Ok. La ruminazione porta alla pigrizia nelle attività quotidiane? La ruminazione depressiva sì. La ruminazione depressiva ha come effetto, appunto come abbiamo visto, l'incremento della depressione, e tra i sintomi della depressione c'è anche questo. E chiaramente il tempo che spendiamo in queste attività mentali che abbiamo visto stasera è tempo che faticosamente riusciamo a dedicare ad altro, soprattutto prima di iniziare un trattamento, perché nel mentre in cui siamo preoccupati per qualcosa o stiamo ruminando su qualcosa, tante risorse cognitive sono richieste da questo processo, e quello che facciamo o lo facciamo meccanicamente o a volte ci fermiamo e ci incantiamo su un punto mentre la nostra mente vaga a preoccupazioni o episodi negativi che sono capitati. Quindi sì, come effetto indiretto, che aumenta sintomi depressivi, e chiaramente tra i sintomi depressivi c'è anche la tendenza a un po' alla bulimia, quindi alla mancanza di voglia di fare le cose. Ok. C'è una domanda che sottolinea quali potrebbero essere le differenze tra l'ATT della MCT e la defusione nell'ACT. Che allora... la defusione, credo, perché non è... La conosco bene. È una pratica che prevede anche un aspetto di accettazione rispetto a tutto quello che succede nella mente, con un'attenzione consapevole e non giudicante, se è un concetto della mindfulness, immagino che sia così. Nonostante ci sia quella prospettiva distaccata che anche Wells riprende, c'è cioè un esercizio di Wells che si chiama Detached Mindfulness, quindi immaginatevi che è molto simile sicuramente. La cosa diversa forse è proprio questa parte di allenamento dell'attenzione, quindi di spostarla volontariamente tra una cosa e l'altra, e tutta la parte chiaramente della concettualizzazione delle metacredenze. Ok, la ruminazione può portare ad alcuni processi di somatizzazione. Allora, questo non è stato tanto studiato per la ruminazione, quanto più per l'emozione che questa comporta, quindi tristezza o rabbia. Noi sappiamo che la rabbia ha dei correlati neurofisiologici, per esempio l'aumento del battito cardiaco, della pressione sanguigna, eccetera, eccetera, quindi sicuramente la rabbia porta delle difficoltà anche a livello somatico, se appunto con alti livelli nel tempo, eccetera, così come la tristezza, che è una delle principali conseguenze della depressione, con un abbassamento delle difese immunitarie. Quindi in maniera indiretta sicuramente, in maniera diretta non ci sono studi, ma non credo, perché è un'attività mentale appunto, ma i suoi correlati a livello emotivo possono chiaramente portare a delle difficoltà a livello somatico. Ok, poi c'è scritto se è possibile che una persona switchi continuamente tra ruminazione e rimuginio. Ma certo, ci possono essere entrambi gli stili di pensiero. E possono anche essere stili di pensiero che rimangono tali, che non comportano dei disturbi. Su questo faccio magari un po' di chiarezza, perché effettivamente questi stili di pensiero sono dei processi, non sono dei disturbi, e sono dei processi che tutti abbiamo, e probabilmente appunto come a tutti noi è capitato di ruminare, ci sarà pure capitato di rimuginare. Però ci sono, e ci può essere comorbidità sia
tra un disturbo d'ansia, la cui componente principale, secondo il modello che abbiamo conosciuto stasera, è rimuginio, sia in comorbidità, quindi in compresenza, un disturbo di tipo depressivo, che invece ha come stile preponderante quello della ruminazione. Ci possono essere entrambi, come uno dei due o entrambi, legati anche a tratti di personalità o disturbi veri e propri di personalità. Ok. Tra rimuginio e rigidità c'è un collegamento. Allora, rigidità in termini di magari, non so, immagino perfezionismo o costrutti di questo tipo. Allora sì, sicuramente la tendenza a preoccuparsi per le cose può determinare, può essere correlata ad aspetti perfezionistici, come abbiamo visto per la ruminazione, no? Rispetto al negative perfectionism, che chiaramente è un aspetto di rigidità composto dagli alti standard, eccetera. Quindi rigidità in questo senso mi viene da dire proprio di sì, e anche per la parte di esperienza clinica che ho visto, no? Pazienti con disturbi di personalità ossessivo-compulsivi o evitanti, insomma, quando c'è una forte rigidità, quando c'è un disturbo proprio di personalità, difficilmente non c'è anche questa parte, che poi appunto può essere più o meno rilevante rispetto al quadro psicopatologico, però molto probabilmente c'è. Mi chiedono se il paziente, ad esempio nel paziente ipocondriaco, c'è questo stile di pensiero o se c'è qualcosa di diverso da ruminazione o rimuginio. Allora, il paziente ipocondriaco, ecco, sull'ansia per la salute non c'è un protocollo metacognitivo per ora. Ci sono però dei workshop, quindi immagino che non ci sia, nel senso che non sia stato validato scientificamente e pubblicato con un articolo, ma lo stiano facendo, lo stiano cercando di validare come modello. E quello che ho conosciuto io di quel modello è che è molto simile al disturbo d'ansia generalizzato. Quindi c'è la componente di rimuginio e il trattamento va un po' in quella direzione. Quindi del disturbo d'ansia generalità. Okay. Mi sembra di non essermi persa nessuna domanda. Ok, perfetto. Direi di sì. Bene. Allora, sulla base della tua esperienza clinica, il paziente impara solo ad allenarsi e controllare la ruminazione o quest'ultima può smettere di essere un suo modello? Ok, diciamo che difficilmente ci liberiamo di questi stili di pensiero definitivamente. Sono risposte a un'emozione negativa, come vedevamo prima, quindi al fatto che qualcosa mi ha disturbato, sono risposte abbastanza automatiche. L'obiettivo è quello di riconoscerle e scegliere una strategia alternativa, quindi non è mai quello di eliminarle. Quindi i pazienti a fine trattamento arrivano a essere molto flessibili sul poter scegliere un'altra strategia, riconoscere e dirsi: questo è il mio solito modo di fare, che però so che non mi aiuta, e quindi interromperlo immediatamente e passare ad un'altra strategia. Verosimilmente è quello che accade nell'esperienza di tutti, mi viene da dire, no? C'è una cosa che mi ha fatto arrabbiare, ci ripenso 5 minuti intensamente a quanto si è comportata male quella persona o a quanto è ingiusto il mondo perché io sono in questa situazione, e poi ci diciamo: ok, basta, adesso posso pensare ad altro, questo che non mi è utile,
ne parlo poi dopodomani con il diretto interessato, eccetera, eccetera. Quindi questo è lo scopo, insomma. Il modello, cioè il modello della ruminazione del rimuginio, quindi questo, questa attività mentale, questo stile cognitivo tendenzialmente rimane nel background e nel modo di affrontare le emozioni. L'importante è che possa non essere scelto come strategia. Poi appunto chiedono se c'è il collegamento anche con la ruminazione a partire da un caso magari di tradimento subito da questo evento. Certo, tutto esatto, gli eventi negativi del passato noi possiamo in qualche possono essere oggetto di ruminazione. Gli eventi che ci preoccupano del futuro possono essere oggetto di rimuginio. Il contenuto può essere chiaramente una qualsiasi cosa, anche una cosa molto più piccola di un tradimento, volendo. Se non si può eliminare, può comunque rimanere un pensiero della persona stessa. Esatto. Può rimanere un'attività mentale che la persona conosce e che semplicemente sceglie di non adottare. Ok. Mm-hmm. Mi sembra che abbiamo risposto e preso in esame tutte le domande fino a questo momento. Sì, se poi ve ne vengono altre, scriveteci, che tanto ne ragioniamo volentieri insieme su tutti questi temi. Ok. E sia scrivendoci, appunto, facendo riferimento al nostro, appunto, al nostro sito, ai nostri contatti del centro, appunto, per i disturbi di personalità, e anche magari faremo adesso fine giugno, un altro evento legato questo più alla mindfulness, proprio come altra modalità di approccio per aiutarci nella regolazione emotiva. Anche questo perché parte del nostro percorso del centro diurno dei disturbi di personalità. Quindi stiamo cercando di in qualche modo di approfondire queste varie tematiche proprio per dare una comprensione del perché abbiamo scelto di strutturare un percorso per disturbi di personalità con questi vari elementi che prendono magari da appunto da teorie diverse, ma in realtà agiscono, no, su un aspetto proprio dimensionale dei disturbi della personalità. E quindi in questi incontri avremo modo appunto di approfondire proprio per spiegare il razionale e l'utilità che la persona che entrerà all'interno del nostro centro faccia tutti questi percorsi. Poi chiedono, avete una sede su Milano, il nostro centro cliniche per i disturbi di personalità fa parte di una scuola di specializzazione che ha sede a Milano, in maniera particolare a Milano come centro diurno c'è quello per i disturbi alimentari, quello di Modena è invece specifico per i disturbi di personalità. Ok, chiedono sempre per la registrazione. Sì, c'è la possibilità di invieremo le slide e le registrazioni le carichiamo nel sito, così la registrazione, scusate, così avete modo di rivedere perché non è riuscito a collegarsi prima. Ok, mi fermerei qua. Per qualsiasi domanda, questi sono i nostri riferimenti telefonici o via mail, e per qualsiasi domanda siamo qua pronti a rispondere, insomma. Volentieri. Grazie per l'attenzione. Ci vediamo al nostro prossimo incontro se avete voglia di partecipare. Grazie a tutti, buona serata. Arrivederci.